2008 ai 4002 con un tempo nettamente migliore, anche se 33 a questo punto. Dankers aveva girato in 29.5, il leader attuale. Ervik intanto 33 a giro, finisce lontano, finirà lontano, manca poco al finale, un tempo che forse non sarà così vicino a quel 6.10 di cui si parlava. Bisogna proprio vederlo in questo tratto finale. 500 metri ancora per lui, 500 metri, Karl Verheyen pronto a passare in testa, e lo farà. Gira in 33, quindi in maniera non esagerata, non eccezionale, passerà in testa, ma non con quel 6.10 ed anche qualcosa meno che era dato immaginare, che ci si aspettava quest'anno un parziale stagionale di 6.12.75, invece ha un primato proprio qui a 6.08.98. Vediamolo in questo tratto finale, vediamolo mentre Ervik è lontano, finisce sempre più dietro. Vediamo, ecco gli ultimi metri, 6.15.39 il tempo di Arne Dankers, 6.15.39, fa anche fatica a migliorarlo, 6.15.39, attenzione, ce la fa ma di pochissimo, ce la fa ma di pochissimo, e Dankers a questo punto la zona penale, Enrico Fabris. Oltretutto ai 3.000 in testa, primo posto assoluto per Enrico Fabris, 4 centesimi di vantaggio su Sven Kramer. Attenzione che Enrico ha un gran finale di gara, ma Sven Kramer ha un grandissimo ultimo giro. Ripassa in testa, ridà 9 decimi in un colpo solo. Questo Sven Kramer che tende anche quasi allo scherzo apparente. Harald Kempkers gli indica i tempi da fare e da non fare. 29.4. Enrico Fabris gli ha indicato il tempo dell'altro, non il suo, gli ha indicato il tempo dell'altro. Strategia, quindi il gioco dell'uno contro uno in questo caso. Sono primo e secondo a 4 quinti di gara. Scappa via Sven Kramer e va a 28.7. Tiene Enrico Fabris ed è secondo in classifica generale. Secondo in classifica generale, ma attenzione che Verheyen è abbastanza vicino. Sembra aver cambiato passo, curva interna per lui. Fabris all'esterno. Fabris che viene su comunque. Adesso il punto di riferimento è il record del mondo, questo 5.10.16. Kramer va al primo posto e a 96 centesimi dallo stesso. 5.13, ha guadagnato qualcosa. Ha guadagnato 8 decimi Fabris in questo giro su Verheyen per il secondo posto. Benissimo, perché il marziano è qui. Marziano che per 3 km è stato marcato stretto. Sven Kramer. Fabris è ancora piuttosto vicino e il punto di riferimento dice della ipotesi dell'azzurro di vincere la medaglia d'argento. Niente record del mondo per Sven Kramer, vediamo il parziale, 29.5 ancora, 29.5 ancora. Enrico Fabris è molto vicino alla medaglia d'argento. Ecco l'ultimo giro, ancora questo uno contro uno tra Sven Kramer ed Enrico Fabris, chiude comunque forte la coppia, si avvicinano alla vittoria della medaglia d'oro e della medaglia d'argento. Ultimo rettilineo, 6.15.21 da fare per Enrico Fabris per la medaglia d'argento. Va il record del mondo, non lo si batte, va sopra i 6.10 e Enrico Fabris e medaglia d'argento, 6.12.53, fantastico, ancora con un ultimo gran giro. Allora Sven Kramer 6.10.70,